A Sora il Salerno cerca di allungare la striscia positiva contro la formazione di casa, reduce dalla sconfitta col Fidene. Non c'è Bianchi nel Sora, non c'è Nicodemo nel Salerno. Parte male la squadra blaugrana, tanti errori, e deve superarsi Iannarilli al primo minuto per deviare in calcio d'angolo questa conclusione di Pietro. I bianconeri insistono, hanno il possesso palla, c'è qualche attimo di tensione con Giubilato che prova a farsi giustizia da solo dopo questo colpo subito in un contrasto aereo da Chiavaro, costretto a lasciare il campo e a farsi medicare dal dottore Leo. Intanto ancora un errore proprio di Giubilato e qui Pica col sinistro manda il pallone sul fondo. Siamo nel primo quarto d'ora del match. Si fa vedere finalmente la squadra di Perrone con questi, queste due conclusioni dal limite, ma non c'è verso di impensierire la formazione avversaria. Biancolino in questa mezza girata col sinistro palla oltre la traversa, siamo al 19° minuto e qui Proia salva sulla linea, ancora sul calcio d'angolo, ben 10 saranno alla fine i calci d'angolo in favore dei bianconeri. Erroraccio di Calori, ma sbagliano clamorosamente anche Simeoli e Pica che pasticciano in aria e sprecano questa opportunità. Qui siamo oltre la mezz'ora, poi si chiude la prima frazione sullo 0-0, praticamente senza emozioni. Nell'intervallo Perrone prova a scuotere i suoi, che in effetti iniziano la ripresa con un'altra marcia. Qui ci prova Barbarisi, oggi l'ombra del calciatore che avevamo visto 7 giorni prima. Poi Biancolino lavora un buon pallone, cerca il sinistro sporcato da Ballello, pallone che viene controllato dal portiere De Robertis. Qui si fa vedere il Sora con Simeoli fermato, attenzione perché su questa ripartenza nasce il gol del Salerno. Siamo al 10° minuto. Barbarisi apre sulla destra dove corre Calori che va sul fondo, mette un delizioso pallone al centro, Biancolino incorna ed incrocia bene il pallone portando in vantaggio il Salerno. 10° minuto della ripresa, Biancolino firma il suo secondo gol in maglia blaugrana dopo quello siglato a Marino e bacia l'avambraccio come sua consuetudine. Esce Barbarisi, entra Picciollo, cerca così Perrone di rivitalizzare la corsia destra con l'inserimento di Picciollo, un colpo di testa di Pica con pallone oltre la traversa. Poi attenzione a Simeoli che se ne va, Calori lo ferma al limite dell'area, calcio di punizione, barriera a 3, attenzione, si allontana Proia e il gol, il pareggio firmato al 22° da Simeoli direttamente sul calcio di punizione davanti al portiere Iannarilli. Prova a toccarla Biancolino, forse questo tentativo inganna Iannarilli. Comunque piazzata male la barriera, piazzato male il portiere, 1-1. Poi qui invocano il calcio di rigore i giocatori del Sora per questo fallo o comunque per questa entrata di Giubilato su Cardazzi, che rivediamo a velocità normale, sembra che il fallo ci sia, forse Cardazzi è un po' accentuato. Luiso protesta, l'arbitro che era Di Martino di Teramo espelle Luiso che se ne va in tribuna. Intanto nel Salerno esce Proia, entra Lanni, poi entra anche Caputo che fa così il suo esordio in campionato al posto di Munar. Siamo nei minuti conclusivi, attenzione, ancora Calori non riesce a tenere uno dei nuovi entrati, Scarpato, e dal 93° Iannarilli devia in calcio d'angolo di piede questa conclusione del calciatore bianconero. Finisce 1-1, risultato giusto per quello che le due squadre hanno fatto vedere in campo, occasione sprecata dal Salerno che comunque allunga la sua striscia positiva e resta a 2 punti dalla vetta occupata dal Monterotondo.